Francesco Cugnetto per Interforze Città di Mare. Allora Francesco, tutto buonasera ragazzi, sempre come noi, sempre sei un nostro professionalissimo, come dire, ospite, e attorno a quest'anno di partecipare al torneo. Quest'anno purtroppo è andata male, anche se magari pare un qualche problema arbitrale, possiamo dire, però alla fine ha vinto sempre la saggezza, come dire, la fair play. Allora io adesso, a parte la partita che siamo stati, che è una partita di un torneo amichevole, la partita dell'agosto, diciamo, di preparazione, che non dice nulla sulla squadra, anzi noi abbiamo visto un buon oratorio certamente, che con delle buone modalità, che certamente quest'anno sembra un po' più quadrato degli altri anni, ecco, se noi ci permetti Francesco. Tutto, ecco, quali sono i problemi con questa stagione? Perché io gli altri due anni ho tratti play out, quest'anno diciamo in questa seconda categoria, come ci illustri questa? Allora, buonasera innanzitutto, grazie come al solito alla tua ospitalità. E questa sera sì, abbiamo fatto questa partita, diciamo, di torneo amichevole, giusto per un po' per sgranchire queste gambe dopo 10 giorni di preparazione, e stiamo lavorando, quindi stasera ci serviva più che altro a mettere un po' di benzina nel motore e cominciare a far quadrare la squadra. Sì, quest'anno è una squadra migliorata in alcuni reparti, anche se stasera qualche ragazzo non c'era a causa di infortuni, però la squadra sembra molto molto più quadrata, i nuovi acquisti si stanno integrando bene, continuiamo così, cerchiamo di non fare play out, di fare una salvezza tranquilla, e poi andando avanti si vedrà. Comunque io dico, abbiamo visto un buon oratorio, peccato forse il tuo gol, ma sarebbe stato meglio forse giocare a rigore a questo punto. Certamente, non so tu, comunque la squadra come l'hai vista stasera, a parte il fatto del risultato del progetto, ma praticamente... No, ti dico, stiamo cominciando ad ingranare, che vuoi Franco, questa diciamo dopo 10 giorni è la prima partita che facciamo, è la prima partita che i ragazzi giocano insieme, quindi ce ne vuole, manca più di un mese, cerchiamo di lavorare. Cioè, dobbiamo fare ancora i gironi, perciò non sapete anche i gironi da passare, ecco. Fatto, quindi... Cerchiamo di mettere più. Ma giocate ancora a Capezzaglia? Sì, sempre. Sì, il nostro campo è Capezzaglia. E diciamo un'altra cosa, ricordarci Francesco, ma tu questa stagione come te l'aspetterai? Come te l'aspetti, insomma? Guarda, prima bisogna vedere i gironi e vedere le potenzialità delle altre squadre. Ti ripeto, noi abbiamo fatto una squadra per stare più tranquilli rispetto agli altri anni. Poi se viene qualcosa in più, ben venga, ma... Ok, ho capito. Ma cerchiamo di salvarci il più in fretta possibile. Va bene, Francesco. Io ti ringraziamo per la tua gentilezza. Grazie a te, come al solito, dell'invito che ci hai fatto. Comunque va bene anche per la situazione, perciò voglio dire, non è finita. No, grazie a te, Franco.